Eccoci qua in un nuovo video. Questo è un video collaborazione con Monique 85, il suo canale, ve lo lascio giù nella info box. E insieme abbiamo deciso di creare qualcosa per l'agenda con i clear stamp. Ci siamo lasciate abbastanza libere perché ognuno ovviamente ha i clear stamp che ha e quindi niente, ci siamo lasciate libere di sviluppare questo tema. Io ho deciso di fare una sorta di card divisorio dell'agenda in formato A5 a tema parigino, più o meno, una cosa così, un po' shabby chic parigino. Quindi, prima di tutto mi scuso se sentite rumori, ma si sono messi tutti a fare i lavori in questo periodo, quindi se sentite trapanare, qualsiasi rumore edile, non dipende da me purtroppo. Allora, per prima cosa ho fatto? Sono andata su Pinterest. Sono andata su Pinterest e ho creato un album, quindi se volete rifarlo potete farlo anche voi. Ho creato un album che si chiama Immagini Paris Card, una cosa del genere. E ho ricreato un po' di immagini. Questa qua sarà la mia immagine principale. L'ho ridotta rispetto a quanto era grande nel file. E ovviamente riportandola su Photoshop, io utilizzo Photoshop, ma voi potete usare quello che volete, con quello che vi trovate comodi. E l'ho fatto, ho segnato l'ingombro di un foglio A5 dell'agenda e adesso procedo a tagliarlo. Prima però vi voglio far vedere anche queste altre immaginette che ho trovato, che vanno benissimo secondo me per creare degli sticker fatti in casa. Quindi low cost al massimo, ho trovato delle immagini del pane, la baguette, il croissant, un po' i macaron, cose di pasticceria, i cupcake. Poi ho trovato queste qua che sono dei profumi, delle boccette di profumo, tutto tutto su Pinterest, quindi ce l'avete tutto in quella cartellina lì. E su Pinterest ci trovate come Crudelie de Tuba anche lì, quindi non è un problema reperirci. Poi ho trovato questa immagine qua che è molto carina, l'ho trovata molto fine sui toni del rosa, quindi un po' di moda, stile. Anche qui c'è qualcosa, qualche dolcetto, un cocktail. E questo qua mi è venuto male, è venuto piccolino e quindi l'ho ristampato. Questo è un po' più colorato. E non so come lo utilizzerò. Comunque sono tutti sticker che volevo usare, ovviamente non tutti, su questa sorta di card. Il tutto quindi verrà un macello assoluto, speriamo di no, però sono esagerata. Quindi il tutto lo faccio decorandolo anche con i clear stamp, anzi soprattutto con i clear stamp. Quindi io procedo con il tagliare il mio foglio, fare i fori, ritagliare gli sticker che mi interessano e ci vediamo tra poco. Ecco qua, allora ho ritagliato la mia pagina e mi è piaciuto tanto questo disegno. Era uno schizzo una Torre Eiffel schizzata con gli acquerelli, quindi mi è piaciuta l'idea. E poi qua ho ritagliato tutti gli sticker che mi sono piaciuti di più e quindi andrò poi ad attaccarli con la colla, se non so neanche se li attaccherò tutti, non credo. Intanto adesso li raggruppo a parte, mi preparo la mia pagina e inizio a fare i miei clear stamp. Ne ho di tutti i tipi. Se volete i link delle cose dei miei clear stamp, li trovate negli haul, vedete, io adesso ho selezionato questi, anche qui non so se li userò tutti. Comunque li trovate negli haul di AliExpress che vi lascio su nel scusate, ve li lascio su nel pallino. In tutti i video haul trovate i link dei
praticamente gli oggetti che ho acquistato. Se non li trovate, vuol dire che è sparito il link da cui ho acquistato. Però se voi cercate su AliExpress Clear Stamp, ve ne escono tantissimi ad un costo davvero stupido, tipo 1 euro e anche meno. Allora, io inizierei subito e voglio fare una sezione fatta così. Prima di tutto voglio fare i bordi. Per fare i bordi utilizzo questi clear stamp e utilizzo sempre l'inchiostro nero. A me piace il nero come inchiostro per i timbrini, perché poi mi piace colorarli a parte, quindi personalizzarli. Allora, scelgo scelgo la mia cornice. Voglio usare questa qui. E vado a prendere il mio blocchettino. Tampono. E creo il mio bordino. Se non viene perfettamente nero, a me piace anche di più. E questi li giro così, purtroppo non c'è nell'altro senso. Però è bello l'effetto comunque. Ora voglio andare a ricreare uno stile un po' modaiolo, vecchia moda. E quindi però utilizzo questo manichino. Sono ancora intatti, questi non li ho ancora usati. Trovavo il momento giusto ed è un po' che ho intenzione di fare questo tema. Scusate, io non so come fare, ma o giro il video o aspetto che finiscono di lavorare, finiscono alle 7, quindi inizia a diventare un po' complicato. Comunque, allora, faccio il mio manichino qua. Scusate, qua. Vedete, è venuto un po' chiarino in quel punto lì, ma a me piace così, quindi anzi, meno male che è venuto così. E visto che questo stampino ha anche le scarpe, le voglio fare. Quindi faccio anche le mie scarpine. E le faccio tipo qua. Ok. Questi altri voglio fare ovviamente il gattino. Anche Monica ha un'amicia e quindi credo che apprezzerà. Quindi vado a fare il mio stampino ai piedi, tipo qua, il mio stampino micio, carino. E poi vado a creare questo baule, mi è piaciuto molto anche lui. Questo set di timbrini mi piace un sacco. Allora, ecco, se non sapete come si puliscono i timbrini o non avete ancora visto i video,
della pulizia, io utilizzo queste salviettine struccanti della Lidl, esattamente quelli senza, quelle senza profumo, senza niente, e guardate la magia, viene via tutto perfettamente, sia da lì e sia anche dal timbrino. Guardate qua, perfettamente pulito. E niente, la trovo una cosa molto pratica, usare queste salviette. Poi fatemi sapere se mi dilungo troppo nelle descrizioni, in quello che dico, se preferite che faccio più una cosa velocizzata, magari con sotto una musica. Fatemelo sapere, io vi monto il video come volete. E taccio, faccio anche prima. Allora faccio il mio baule qua. Però una volta mi è stato detto di... Guardate che bello che è venuto. Mi è stato detto di spiegare oltre a mettere la musica, e quindi io eseguo. Fatemelo sapere se continuate con questa, su questa linea, oppure se volete che cambio. E poi voglio mettere anche questa scatolina, che è molto molto carina, una scatolina con dei fiocchi, con un fiocco sopra, tutta decorata. Vediamo se viene bene, e la metto proprio sopra al baule. Non male, a me anche questa piace. Io ora procederei, mi fermo un attimo con i clear stamp e procederei a posizionare i primi sticker, così capisco esattamente gli ingombri che ho fatto. Ecco qua, allora io inizierei a incollare questa parte, partendo da quella più sotto e andando in su. Quindi incollo tutto e poi andiamo a decorare questa parte qua. Ho incollato la parte di sinistra e adesso vado a fare quella di destra. Allora, sempre il mio stampino, il mio clear stamp, il mio tamponcino. Mentre di qua l'ho fatto più sulla moda, di qua lo mischio e lo faccio un po' anche godurioso. Ecco, questo è venuto un po' male in mezzo, proviamo a rifarlo, adesso sarà difficile ricentrarlo. Lo faccio un po' più godurioso, nel senso che ci metto un po' di dolcetti. Parigi, dolcetti, ci stanno. E quindi ora vado a posizionare i miei dolcetti. Ho incollato anche i miei dolcetti, i macaron, i cupcake, ne ho ancora altri. Ora ho un buco in alto e ho deciso di fare una cosa troppo scicchettosa. Questo lampadario. Basta! Quanta roba metti! Sì, ci avete ragione, sì, ci avete ragione, però voglio continuare. Continuo. E di questo set voglio prendere le spille.
le spille. Quando si incollano, eh. Allora, faccio la spilla. Un'altra un po' più piccola. E in questo set ci sono anche uno spillo, anzi due spilli, pensavo che fosse un ago, invece sono due spilli. Che sono una stupidata da fare, guardate che semplici, eh? Però, vedete? Però sono, ce li avevo, quindi utilizzo. E voglio mettere anche questo bottoncino qua, questo bottone. C'è un posto ancora per uno spillo. Basta, basta! Quanta roba metti? Ecco qua. Ok. Credo di fermarmi così. Ora vado ad aggiungere qualche tocco di colore sui miei clear stamp. Allora, ho colorato il baule. Parte del baule, perché non l'ho ancora terminato, quindi vado a completare, faccio i bordi più chiari e l'interno, scusate, i bordi più scuri e l'interno un po' più chiaro. Ho colorato le graffette, ho colorato il bottone e adesso voglio andare a rifare lo stesso effetto che ho fatto sulla Tour Eiffel, cioè che è già sulla Tour Eiffel, lo voglio ricreare sui miei bordi e quindi faccio delle macchie qua e là colorate senza essere troppo precisi perché sono degli schizzi. Se vuoi l'acquerello io lo sconsiglio perché ho paura che si mischi tutto l'inchiostro e quindi faccio proprio dei tocchi di colore col pastello sfumandolo. Leggero, perché devo proprio ricreare un po' l'effetto schizzo senza schizzare, difficile, eh? Sempre più difficile, come complicarsi la vita. Ho dato il blu, il rosso, il verde. Allora, questa resta comunque un'ispirazione. Se voi andate su Pinterest o su Google e trovate qualche altra immagine che vi interessa o che si abbina con i vostri clear stamp, siete liberi di fare quello che volete, eh? Un'ispirazione, vi cercate la vostra immagine, vi cercate, e ora uso anche il giallo, vi cercate degli sticker, qualcosa da incollare che siano in tema con la vostra immagine e poi ricreate il vostro, la vostra card divisoria, quello che volete. Penso di aver concluso. Adesso passo a plastificare il mio disegno e a mettere qualcosa dietro, vedete? Qualcosa dietro per a tema, in modo che quando si gira la pagina non sia la pagina totalmente bianca. Non so se vi ricordate questo kit della Lidl, che è uscito qualche tempo fa, pochissimo, qualche mese fa, quindi se l'avete comprato e ce l'avete, è questo.
voglio utilizzare questa carta qua. Questo è il kit fatto così, che c'ha le carte doppie, grandissime. E quindi voglio utilizzare questa. Purtroppo è verticale l'immagine, quindi non posso usarla così, ma devo per forza usarla in piedi. E vado appunto a segnarmi l'ingombro, poi ritaglio e incollo. Tocco finale. Tocchi finali. Ho aggiunto un po' di giallino sulla parte bianca, mi piaceva di più. Se avete un foglio ocra, magari o giallino, potete usare il foglio, scusate, il foglio giallino ocra. E poi dietro gli ho incollato il foglio del Lidl. E ho fatto questa cascata di stickers che mi erano avanzati e quindi ne ho attaccati qua proprio per non lasciarlo così liscio liscio. Ora passo a plastificare il tutto. Ed ecco qua il risultato terminato. Ho plastificato il tutto. Questo è il retro. Questo è giusto per non lasciarlo così. E questo è il davanti. Spero che questo video vi sia piaciuto. Ciao Monique, è stato carino fare questa collaborazione. E il link del suo canale è giù nell'info box, così come il link del suo video. E niente, fatemi sapere se devo migliorare qualcosa, soprattutto nella durata del video, in quello che vi racconto che sto facendo, se è necessario tutta questa spiegazione, oppure se preferite che mando velocissimo il video e metto sotto una musica, fatemelo sapere e iscrivetevi al canale così non perdete nuovi video. Ciao, ai prossimi video!